Usciamo con una decisione di scrivere una lettera al governo in cui chiediamo un incontro per parlare del sistema Torino e Piemonte, ma inserito in un contesto nazionale. Bisogna capire quale sarà il futuro sostanzialmente dell'auto in Italia. L'idea principale, quella sindacale, che non possiamo permetterci il lusso di farci sfogliare con una margherita. Dobbiamo avere un'idea complessiva, ce lo deve avere il governo, ce lo deve avere per l'intero paese, partendo da un ragionamento su una zona che è quella che in questi anni ha pagato il prezzo più alto. Non si può continuare con un piano industriale che mostra ogni giorno un punto diverso ma non la visione complessiva. Questa riunione che avete fatto oggi diventerà periodica? Speriamo di un tavolo permanente, ma al tavolo bisogna dare le gambe, insomma è un auspicio. Noi pensiamo che su Torino si debba investire. Ricordo sempre che siamo uno dei luoghi al mondo in cui sappiamo fare bene le auto, sono 120 anni che le facciamo e quindi è anche convenienza delle imprese venire sul nostro territorio, è proprio un business che possono fare perché abbiamo tutte le qualità del caso. Noi ci stiamo battendo perché vogliamo avere un futuro complessivo, no, industriale a partire dall'auto. Si è deciso di scrivere al governo per avere un piano condiviso di politiche industriali per il Piemonte in modo tale che ci sia comunque una risposta di prospettiva per il nostro territorio. Per il momento il dialogo è quello con la parte politica per capire la politica industriale che verrà messa in atto e poi è ovvio che ci si augura che Stellantis possa saturare il più possibile quelli che sono gli impianti che sono sul nostro territorio. Localmente adesso mi sembra che insomma tutti quanti dalla riunione di oggi emerge che ci sono le stesse sensibilità, ci si rende conto che effettivamente Torino è in una situazione di crisi ormai da molti anni, ci si sta rendendo conto che siamo in un passaggio delicato e fondamentale e quindi tutti insieme si prova, ognuno per il suo ruolo, a creare il sistema per trovare una soluzione che deve passare necessariamente tramite l'interlocuzione del governo che deve avere un'idea precisa, ma anche quella con Stellantis.